Ciao ragazzi, benvenuti ancora a un nuovissimo video di Razzo Crew. E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video in family insieme a Valentina. Ciao. E ad Alice. E Veronica non c'è, che sta di là facendo i compiti. Quindi se non la vedete ci sono delle motivazioni. Ma lei sta facendo i compiti, sta qua, non c'è nessun problema. Quindi tutti voi che scrivete: Ma Veronica c'è sempre, ok? Ma non nei video. Quindi ragazzi, oggi faremo una cosa un po' diversa. Diversa dal solito, diverso da quello che è il canale YouTube Razzo Crew. Perché siccome l'altro ieri lei mi ha fatto un regalo. Cosa mi hai fatto te? Il massaggio, che gli ho sciolto praticamente tutto, tantissimo. Tutta la schiena, ragazzi. Come l'hai fatto però? Con i gomiti, con i talloni, con il mento. Con il mento? Sì. Pure con il mento l'ho fatto. Ma che fate della cioè, mentre io cucino, no? Cioè, quindi io gli ho promesso una cosa. Siccome a lei piace tantissimo le LOL, infatti ragazzi, perdonatemi per tutti voi che mi seguite per FIFA, per giochi da maschi. Questo video diciamo che va un po' contro i miei iscritti, nel senso che è per la piccola parte femminile, del 25% femminile del diciamo canale. Diciamo che questo video è per i fan di Alice, va ok? Bene? Quindi prendetela così. Ok, quindi se volete altri video come questi, ovviamente poi ne usciranno tanti altri, andate su Razzo Family, l'altro canale che abbiamo detto che se raggiungiamo 10.000 iscritti noi iniziamo a pubblicare. Mo sta 6.000 qualcosa. Però potremmo premiarvi lo stesso. Quindi ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo anche adesso, fatelo qui, ma fatelo anche di là, Razzo Family. Quindi oggi spacchettiamo qualcosa. Secondo te che cosa? Io gli ho detto che era una qualcosa riguardante le LOL. Però non ti immaginerai mai cosa. Tanta roba. Lo vado a prendere, stai qua un attimo. Secondo te? Aspetta. Secondo me è la casa delle LOL. Che? Sarà molto calma la casa delle LOL. Metti seduta lì. Ma molto calma. Secondo te che cos'è? La casa. Secondo me. La casa delle LOL non può essere. La casa delle LOL non è, spostati un'altra volta. Che cos'è secondo te? Tira la mano, vai, tocca. Dai, prima una. Che cos'è secondo te? Una LOL. Non è una LOL. Infila la mano qua. Chiudi gli occhi. Che cos'è? L'album. Le figurine! Diciamo che m'ero rotta con tutti, solo robe da maschi. Sì, diciamo figurine così. Panini, anche se ragazzi sta per arrivare un video clamoroso con le figurine. È vero. Clamoroso. No, vabbè, la Panini è la Panini, e vabbè. Però sempre sti, cioè me l'ho ridotta a mettere a posto l'album delle figurine Panini. Quindi, io che sono femmina, non si può. Quindi io, guarda, io mi faccio da parte, faccio fare tutto a loro, perché ragazzi, questo allora, è per pochi. Mi faccio da parte. Allora, questo è il maxi pack delle LOL, quindi 50 pacchetti mi sembra. Qui ci sono le indicazioni di prezzo in tutta Europa, in tutte le città del mondo dove è venduta. Guarda quanto! Madonna mia, signore mio Dio! Cioè, questo già ha levato tutto! Guarda quanti! Eccoli, fammene vedere uno, no. Fammene vedere uno. Vabbè. Eccoli qua. Tiè. Ma che tiè? Ma come parli? Cioè, ma io non lo so! Comunque ragazzi, mi sento molto giovane. Guardate, scusate, le grandi raccolte per la gioventù. Mi sento giovane. Le conosci queste? Perché sono tantissime, ragazzi, io adesso non mi metto qui a spiegarvi quante LOL ci sono, eccetera, però ci sono un sacco di serie, un sacco di bamboline, erano troppi nomi, io non me li ricordo tutti. Questo album è stupendo, altro che quello dei cacciatori, le robe da femmine sono molto più belle. Dai, tutti glitterati, tutti... Io ce l'ho, Teacher's Pet! Eccola, questa è Teacher's Pet. Ragazzi, che sai, allora. Andate da Razzo Crew Family, scrivete, perché faccio per voi femminucce che state seguendo questo video, andate a vedere lì perché... Guardate, eh! Wow!
disperati. E c'è Kitty Queen! Che bella! Questa qua c'è... l'avevi fatto il compleanno! Ma che ne sapevo? L'avevi fatto il compleanno! Ma che cosa ne volete? Guardate, ma guardate quanto è bello sto album! Tutto pieno di colori, tutto fuschia, musica, tutto lilla! Oh mio Dio! No, vabbè, stupendo! Wow, c'è Diva! Questa che è? Serie 1? Diva serie 1? Raga! E Rocker! Rocker! E Queen Bee! Queen Bee! Oh mio Dio! Raga, allora... Guarda! Anche tu? Allora... non lo so, guarda, poi dicono che io sono mezzo scemo... Ma qui che faccio... c'è? Ma qui che c'è? Qui me... No, aspetta, questo si stacca! Quanto ci abbiamo da fare? Che cos'è? Non lo so, ma... Che cos'è? Questo è Nate per brillare. Mi sa che queste sono tutte ologrammi, figurine ologrammatiche. Perdonatemi, ragazzi. E questo è un gioco, quindi faremo anche il gioco, ovviamente. Perdonatemi, ragazzi. Guardate, guardate quanto sono belle le glitterate. La prima è Queen Bee. Poi c'è Rocker. Perdonatemi. Poi c'è Rocker. Voi volete tanto bene ad Alice, quindi i bra lo perdonate, tranquilli. Solo per questa cosa, guarda, io non so, non volevo portare questa cosa, me l'ha convinto lei. Facciamo... Per le figlie femmine si fa questo e altro. Sappiatelo, ragazzi, maschi, adolescenti, poco, quasi uomini, eccetera, quando diventerete padri di bambine, entrerete in un mondo tutto rosa, a nuvolette e con i glitter. Vabbè, comunque avete parlato troppo, spacchettiamo e via. Vai, allora. Primo. Vediamo come sono queste figurine. Wow, allora vediamo che cosa ci possiamo trovare dentro. Ci troviamo intanto 2, 4, 5 figurine. Quindi queste piccole sono le Lil. Questa fa parte di un qualcosa. Queste sono le figurine che troviamo dentro. Ok, vai. Non vi voglio far perdere troppo tempo, ragazzi. Vabbè, ma tanto non è che li spacchettiamo tutti adesso. No, ne spacchettiamo una decina, massimo. Sì, una decina. Questa che cos'è? Una di schiena. Forse dobbiamo farci qualcosa. Non gratte so, poi capiremo. Faccio mercina. Gratta e vinci! Poi capiremo, non lo so, adesso ci pensiamo. Vediamo quello che ci dice lì sull'album. Guarda, brilla. Vedo una cosa che brilla. Wow, ce l'abbiamo questa? No. Allora, questa forse farà parte, sì, mi sa che fa parte di quel poster. Questa ce l'abbiamo. Sì, questa ce l'abbiamo. Questa è una LOL sirena che non mi ricordo come si chiama. Wave, sono mi parte sa. Di un prodo. Wave. E questa fa parte di un quattro, puzzle. Mi sa, di un puzzle. Questa brilla, oh, molto bella. Oh, questa qui ce l'abbiamo. Sì, è vero. Quelli sono i pet, perché dovete sapere che le LOL hanno anche delle sorelline piccole che si chiamano Lil e dei cuccioli che si chiamano Pet. Ovviamente. Vediamo qua, brilla pure lei. Guardate che carine queste ologrammatiche. Ma così prima? No. Che cos'è? Cosa? Con la luce forse? Con la luce, col caldo, col freddo. Ah, col caldo? Col freddo, col caldo si vedi, quella è termica. Vedete questa qui? Guarda. Eccola, col caldo, vedete? Eccola qua. Guardate, io ho la mano fredda, col caldo è comparsa, col freddo scompare. Ma che carina! Troppo carine queste. I cacciatori non ce l'hanno. Eccole qua, perché poi dovete sapere che ogni pet ha le caratteristiche della LOL. Quindi questa, abbiamo una LOL che si chiama Rocker, che ha questi capelli un po' sciatusciati. Eccole qua. Qui brilla qualcosa? No, ci sono i pet però, con le Lil. No, quindi ci sono due bamboline qui. E poi abbiamo... Ah no, tre. Questa l'abbiamo fatta, vero? Fatta la sagoma, di Ginevra, mia amichetta. Sì, mi sono divertita a fare pure le sagome. Eh sì, ha fatto quella sagoma. Dopo le... attacchiamo tutte. Eh sì. Allora, qui pure uguale. Che carina lei. Questa è la regina delle LOL. Quanta fuschia comunque. Che bella. Che bella, Miss Punk. Miss Punk. Lei ha i capelli viola, guarda. Ha i capelli viola. Eccola qua, fanno vedere. Eccola. Miss Punk. Miss Punk. È
eccola qui. Altri 5, dai. 3, 4, allora, 5. Altri 5. Poi, se volete altri video delle LOL, intanto lasciate tanti like. In base ai like che lasciate, a breve andate sul canale Brazzo Family e troverete tantissimi video. Magari neanche ci sarò io, magari ci sono solo loro. Magari vado giusto a farlo. A disturbare. Tu vai poi a montare. Anche ecco, questa qui è una. Questa, questa qui ce l'ho. Questa qui fa parte del puzzle. Anche questa fa parte del puzzle. No? Ehi, questa qui ce l'ho. Eccola, sempre lei, sempre Wave. Questo è il sotto del quel sopra, l'avevamo trovato. No, è un'altra. Poi vediamo. Ah, questa è l'ultra rara. Questa è la LOL Unicorn della serie Confetti Pop ed è ultra ultrissima rara. Proprio super rara, ma è molto molto carina. Lei è unicorn perché ha l'accessorio, il cerchietto. Quindi almeno in figurina abbiamo trovato la LOL Unicorn. Io la metto davanti perché mi piace troppo. Che cosa hai chiesto a Babbo Natale tu? Quest'anno? La LOL un gigante, la Big LOL Surprise Pearl, la Big LOL Surprise e la Big LOL Viola. Vabbè, la Big LOL Surprise, che è praticamente un valigione dove dentro ci si trovano una sessantina di sorprese tra accessori, vestitini, eccetera. Ma dentro ci sono tre LOL e peraltro sono LOL in edizione limitata. Quindi pensi che Babbo Natale lo ritenga un regalo consono a tutto il tuo andamento annuale? Ne siamo sicuri? Vedremo. Allora, qui ce n'è un'altra termica, quindi abbiamo visto che questa qui con il caldo scopriremo di chi si tratta. Ma c'ha i pattini! Ah, i pattini! C'ha i pattini questa, ma che carina! I pattini forte. Per andare sul ghiaccio. Eh sì, eccole qua, altre bamboline. Questa pure, questa è Diva. Faccio. Eccola qua. E lei? Io ho il dito freddo. Con il caldo. Questa è Diva. Diva è una bamboletta molto carina, fa parte delle, sempre di quelle rare. No, questa qui è 2. È serie 2 però, certo. Ma che ne sai te? Ma che ne so io soprattutto. Comunque vabbè. Non è Brilla, super Brilla, questa è Rocker. Noi ce l'abbiamo. Guardate come Brilla è mio. Brilla, super Brilla. Poi lei, io mi devo imparare i nomi. Troppo carine. Eccole qui. La figlia dell'unicorno. La Lil, questa è la versione Lil della LOL Unicorn. Ultimo pacchetto. Questa? Questa è la LOL con le cuffie. Queste sono altre Lil. Chi è? C'è un Carlino. Questo che cos'è? Il cucciolo dello Unicorn. Sì. Ah sì. Questa è una parte di sotto. Eccole qua, per adesso abbiamo trovato queste. Peraltro poi all'interno dell'album già ce ne sono alcune. Eccole qua, vediamo un po' che cosa c'è. Belle queste pupazzette. Ma questa qui già c'è. Vabbè, succede. E anche queste due. Comunque, grazie a Panini. Ringrazio a Panini. Grazie, grazie Panini. Grazie mille. Quindi ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Io vi chiedo ancora perdono. Questo è il pubblico maschile, però ha sempre anche un pubblico femminile, anche se è piccolo. Vogliategli bene. Quindi per qualsiasi cosa passate nel canale Brazzo Family, primo link in descrizione, anche nei commenti. Diteci che video vorreste vedere. No, no, io vi faccio, ma tutto voi LOL, tutto quanto scrivete, passate certo. Tutti i social, Instagram, anche sul suo, seguitela sul suo, perché così almeno vi tiene aggiornato su tutti i video che devono uscire. Sì, lì sarò io che vi terrò aggiornato. Poi il gioco lo faremo, ma non so come si gioca. Vabbè, ma noi poi faremo un video e giocheremo al gioco tutti insieme. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale, fate anche adesso, attivate la campanella. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande, grandissimo abbraccio e al prossimo video. Dove sei? Saluta. Ciao. Ciao.